Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. È la risposta che Pietro riceve da Gesù sul senso del perdono. Una parola che viene fuori da un latino medievale, il quale tende a tradurre una favola greca nella quale si dice che una persona era debitore verso l'altro e questo debito veniva purtroppo ripagato con la vita e l'altro invece riesce a perdonarlo, cioè a ridargli la vita. Il perdono ha proprio come caratteristica la possibilità di ridare la vita alla persona che non è soltanto condannata a morte, ma anche che abbia potuto offendere qualcuno. Se vogliamo, nella parola di Dio che ci viene oggi donata, il perdono può avere un duplice effetto, sia per chi lo riceve, sia per chi lo dona, perché chi lo dona rimette in movimento tutte le energie più belle, più positive, perché toglie quella che è la tristezza, toglie quello che è la violenza, toglie dalla sua vita quello che è il rancore, quindi recupera la vita, così come recupera la vita colui al quale è stato donato appunto il perdono. Se vogliamo, Gesù nel richiamare Pietro al 70 volte 7 ci dice proprio questo, che ogni qualvolta noi doniamo il perdono, riusciamo a ridare vita alla persona che ci mette il Signore di fronte. E quindi insegna che davvero l'arte del perdonare è recuperare la dignità stessa della persona. Quindi ridare vita, ridare fondamento alla persona stessa, dignità alla persona. E quindi credo che davvero il Signore ci stia dicendo che la vita riceve perdono quando nasce dalla gratuità. Ecco, noi, soprattutto nella parabola che ci viene raccontata da Gesù, ci viene detto che il perdono è la risposta al riconoscersi gratuitamente perdonato. Chi non si riconosce nella gratuità perdonato dal Signore non è capace neppure di perdonare l'altro che abbia potuto in qualche modo recargli offesa.